nato d'un progetto che ho quasi definito. Non puntare tutto il mondo con un dito, ma di puntarlo un attimino verso sé, mandarsi un poco a quel paese. E per fare il bilancio tra gli umori ed i tesori che ricattano e ti legano abilmente ad un luogo, ad un lavoro di cui non te ne frega niente. Ma son convinto che chi resta sta male, con le bollette ed un mutuo da pagare, con la caldaia che d'inverno non va e la problematica pressione dei bar. Ma son convinto che chi va a lavorare e c'è un lavoro che già gli fa cagare, la nona ora si rifugia per forza dentro qualche bar. Oh, che freddo che fa! Ma quanti ne servono di bar perché funzioni la caldaia e si scaldi questa città? Ma quanti altri bar apriranno in sta città per dare un senso alla vita della gente dopo il lavoro a Padova? E se gli zingari li odiate perché in fondo li invidiate, il lunedì sulla via Crucis del lavoro, ma chi cazzo vi ha vietato, se volete, di fare come loro? E se poi penso che con quello che guadagno ci pago casa e riscaldamento solo, quasi quasi ma l'ho fatto con quei soldi, mi prendo un altro volo. E a testa alta si batte un'altra strada, un nuovo punto, un mondo di domande, col pepe al culo che tormenta, qualche cosa di sicuro ci si inventa. Dove poterci lamentare e fare un cazzo oggi in Italia? Dove poterci lamentare e fare un cazzo oggi in Italia? Dai Luchita, guarda dove ti ho portato. Sta bonito, sì, però un cingo del calò. Un cingo del calò. No, non si può dire sì. No, non si può dire sì.